Strade dissestate, cantieri aperti, caos e traffico. Dal centro alla periferia non mancano i disagi e le lamentele dei cittadini. Ai microfoni di TV City, quasi la totalità degli intervistati conviene sul fatto che manca il controllo del territorio, denunciando la scarsa presenza dei vigili urbani per le strade. È catastrofico, non si riesce a camminare, non si riesce ad andare avanti, dietro. È un caos dalla mattina alla sera, più che altro. Lei che problemi ha riscontrato? Io maggiormente quando faccio le commissioni con la macchina non si può camminare, non si può parcheggiare, non c'è spazio, questa è la difficoltà. Si dovrebbe cercare un attimino di svolgere un po' le cose nel modo diverso, perché sono troppi i cantieri aperti. Se tutti assieme no, quello è il problema. Vuole rivolgere magari un messaggio a chi di dovere? Certo, al sindaco, cioè all'assessore preposto alla nettezza urbana che prenderebbe dei provvedimenti. È un disastro veramente, il lato di Leopardi, l'altro lato. Veramente spazzatura dappertutto, per non parlare di tutti questi materassi che ci sono in giro. Cioè sembra proprio un negozio, dove vai vai, trovi i materassi fuori, brutto. Per quanto riguarda tutti i cantieri aperti, tutti i lavori che stanno facendo per le strade attualmente. Il disagio principale è proprio anche dove abito io, a Via Villa Prota, che adesso c'è un cantiere aperto da un mese praticamente, e per andare sulla nazionale ci tocca fare tutto il giro, cioè è una cosa assurda. Che disagi prova? Io ho tutti i disagi possibili e immaginabili. Non si può camminare da nessuna parte, c'è solo traffico. Guarda, c'è la viabilità che non funziona. La viabilità, si stringono le strade, è così. Quando viene sempre a piovere ci troviamo sempre in difficoltà. Questo però non è adesso, anni e anni e anni. Vuole rivolgere magari una parola, un messaggio a chi di dovere, alle autorità? e anni. E le autorità, quelle lo sai meglio di me. Quando uno sa che non ha potere al governo, pensano a noi, no? E così è fatto. Purtroppo siamo noi cittadini che non ci ribelliamo, non facciamo niente, nulla. Quello che succede, succede, basta che facciamo lo sciopero con la bandiera a mano. No, se deve fare uno sciopero generale andiamo tutti al governo. Non esprimo commenti, ma vedo che la nostra bella cittadina non è compresa ed è vilipesa. Mi dispiace, ragazzi. That's it. Polizia municipale non esiste. Camminare con un passeggino è impossibile. Via Circunvalazione, ancora oggi, nel 2022, non virano posti i vigili. Non ce ne stanno proprio, è impossibile camminare. Strade rotte, si ringhia a terra. È uno schifo, Torre del Greco. Per non parlare delle piogge, quando doveva essere allerta meteo, scuole aperte, noi in mezzo a una lava, bambini piccolini, non sapevamo più cosa fare. L'amministrazione comunale dove sta? Ieri sera alle 9 io stavo qua, non c'era un vigile per guardare come mettevano l'asfalto. Riguardo ai cantieri aperti in questi giorni a Torre del Greco, quali problemi hai riscontrato? Un traffico enorme, enorme, polizia municipale assente da tutte le parti, sanno mettere solo multe, passano, mettono multe, però assente. Quindi volevi rivolgere un messaggio sia alla cittadinanza sia all'amministrazione? A tutti, tutti. Come camminiamo noi? Che voi siete televisione, noi siamo cittadini, ma questi qua che comandano, non camminano, non vedono Torre del Greco come siamo? Rovinati, rovinati. È l'unico paese, Torre del Greco, che va a decadere e non va a salire. Ercolano è superiore a noi, Torre Annunziata è superiore a noi, Castellammare è superiore a noi. Noi andiamo sempre in discesa, come mai? Ercolano ha ripreso e Torre del Greco siamo giù.